Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda serata della nona edizione del concorso nazionale per bande musicali intitolato al principe della canzone abruzzese, il maestro atessano Antonio Di Orio. Prima di iniziare, permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale di Atessa, nella persona del sindaco, l'architetto Nicola Cicchitti, vice Enzo Pellegrini. Facciamo un applauso, il sindaco ci raggiungerà. Per l'organizzazione di tale evento. Li ringraziamo con grande riconoscenza per il prezioso sostegno e per l'attenzione e la sensibilità artistica che riservano alla musica, potente mezzo di accrescimento sociale e culturale della nostra collettività. L'amministrazione comunale di Atessa ha come nobile scopo la conservazione della tradizione musicale e bandistica e la diffusione delle opere del grande maestro Antonio Di Orio. È fondamentale e importantissimo tramandare negli anni le sue meravigliose sinfonie. Infatti nel 2008 questa amministrazione comunale, per divulgare e promuovere le composizioni musicali del caro maestro, ha istituito questo concorso nazionale introducendo come brani d'obbligo quelli del nostro caro maestro. Prima di iniziare vogliamo ringraziare e presentare la commissione giudicatrice fondamentale del concorso, il professor Danilo De Silvestro, direttore Fanfara Carabinieri di Roma, al quale viene conferita anche la funzione di presidente della commissione, il professor Antonio Zizzi, direttore complesso bandistico Città di Atessa, professor Adolfo Di Mele, docente al Conservatorio D'Annunzio di Pescara, professor Davide Remigio, docente al Conservatorio di Bari, e il professor Angelo Castronovo, docente SMIM. Iniziamo nel pieno, diciamo, della serata e accogliamo con un caloroso applauso il complesso bandistico Città di Stilo di Reggio Calabria, diretto dal maestro Giulio Cesare Daniele. Fondamentale, vorrei dire una cosa, questi ragazzi sono partiti, mi diceva professor Zizzi, ieri sera hanno viaggiato tutta la notte, non avranno dormito affatto, per essere qui ad onorare il maestro Antonio Iorio e in nome della musica. Quindi veramente un grosso applauso di sostegno. Per quanto riguarda, diciamo, la città di Stilo e la loro storia, un po', ho letto qualcosa, fin da epoca remota Stilo ebbe sempre un'ottima banda musicale, rinomata in Calabria e in tutto il meridione d'Italia, sia per la preparazione che per il repertorio che offriva. Nella seconda metà del 1800 fu banda municipale e il comune assumeva il maestro come dipendente comunale. Molti nomi che si sono susseguiti nella direzione del complesso bandistico Città di Stilo, ma un notevole rilievo ricopre la figura del professor Domenico Miriello, che fu maestro, direttore e maestro istruttore per circa un cinquantennio. Il maestro Miriello ebbe il merito di portare la banda a livelli molto alti. La banda storica di Stilo vanta un organico di circa 50 elementi che ricoprono tutte le classi degli strumenti e diverse nuove elegantissime uniformi da parata e da concerto. Non da meno è il maestro direttore e concertatore attuale, il professor Giulio Cesare Daniele, il quale, diplomato in trombone al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, ha iniziato da giovanissimo il suo percorso musicale sotto la guida del maestro Piero Di Mauro. Il maestro ha continuato gli studi di strumentazione per banda sotto l'autorevole guida del maestro Ferdinando Curinga. Il maestro Daniele ha già diretto con brillanti risultati le bande di Bivonghi, Montauro, Crotone e Gran Concerto Bandistico dei Due Mari, affermandosi in importanti rassegne e concorsi nazionali. Adesso penso che sia il caso di accoglierlo con un caloroso applauso e il brano che ascolteremo è la marcia sinfonica Salix Alba di Raso. Buon ascolto. Ah, scusate, mi dicono che... Ah, ok, inizia la marcia, buon ascolto.
annunciamo con un caloroso applauso il maestro Giulio Cesare D'Amico. Iniziamo proprio, entriamo nel vivo della gara. Il primo brano d'obbligo che ci faranno ascoltare è un brano sinfonico dal titolo Symbiosis, composto dal professor Mario Gagliani. Brano primo classificato al concorso nazionale di composizioni originali per banda, intitolato al maestro Antonio Liorio, che si è svolto quest'anno a febbraio. Buon ascolto. Thank you.
passiamo al secondo brano d'obbligo, È terra d'Aligi, suite in quattro tempi del nostro caro maestro Antonio Iorio, composto nel 1951. Fu scritto a Formimpopoli durante l'incarico di presidenza nel suo istituto magistrale. Grande successo ebbe con l'esecuzione da parte della banda dei Carabinieri a Roma e altrove. Si tratta di un poema sinfonico e come tale ha un programma letterario, questa volta redatto dalla figlia Pasquina. Si divide in quattro tempi: primo tempo Aquila, secondo tempo Teramo, terzo tempo Chieti, quarto tempo Pescara. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.